Benvenuti a Compila, quindi va. Buonasera, spero che si senta, non come l'altra volta. Sono partito parlando, non si sentiva nulla. Come va? È giovedì, quindi immagino che stiate o state guardando anche Sanremo oppure cercate di seguire. Sanremo tutti lo guardano per criticarlo, incredibile, quindi basta guardarlo e basta, quindi apprezzarlo per quello che è. Ok, io purtroppo non l'ho seguito e quindi, siccome c'era qualcuno stasera che voleva parlare di Sanremo, non l'ho seguito, quindi ho saltato anche le polemiche, quindi tanto ogni anno c'è sempre qualcosa, non succede niente di che, però cioè, se invece Sanremo uno guardasse su Canale 5 al pomeriggio, dovrebbe, cioè Sanremo dovrebbe fare un premio per la morigeratezza, perché c'è della roba. E quindi bisogna stare attenti a quello che si guarda. Allora, ok, bene, direi che ci siamo, non sento più la musichetta, ma era effettivamente un po' alta, a parte che io la sento allo stesso volume, a volume altissimo lo stesso, si vede che c'è un preascolto e mi rovina un po' i timpani, quindi. Adesso è un po' più, forse un po' più calma, quindi così. Allora, via, faccio un po' di ciao Beppe, ciao Flavio, ciao Sandro. Almeno penso che in certi casi sono i nick, spero di indovinare i nomi dei nick, ma. A parte qualcuno che conosco di persona. Aiutami. Spacchettini, ah, basta. Tanto lo sento anche senza cuffie, quindi allora dicevo buona settimana, com'è andata la settimana? Spero bene per tutti. Stasera cercheremo di finire il nostro giochino dei dadi, che l'ultima volta siamo arrivati a farlo funzionare anche se aveva un'interfaccia veramente bruttissima, quindi ciao, Silvietta, giusto? In realtà io ho barato, mi sono messo un po' avanti, no, diciamo che ho cercato un po' di risorse carine da poter usare per fare l'interfaccia e quindi ho trovato un po' di clip art, di un pochino di, come dire, di icone da mettere sui pulsanti, ho rivisto un po' l'interfaccia, quindi l'ho già quasi fatta. Però chiaramente sì, rivediamo in sorgente così magari controlliamo un po' quello che è stato fatto, quello che rimane da fare, perché poi l'ho fatto ieri sera, poi ho abbandonato tutto perché sia perché avevo un sonno incredibile e quindi non avevo possibilità di. Dovrei farmi anche un po' di barba, mi sembra comunque un sonno incredibile e. Poi non volevo finirlo anche perché dopo non mi rimaneva nulla da fare per stasera, non avevo diciamo niente in cantiere, però in realtà ci sono un po' di iniziative che sto cercando di concordare anche con altri, quindi vedremo, avrete notizie, come dire, soprattutto per la prossima settimana che tra l'altro è il compleanno di Delphi, quindi 27 anni di onorato servizio di bug, ma di gioie e dolori, quindi della programmazione. Penso che ci sarà qualche iniziativa in Embarcadero, so che fa un webinar. Tra l'altro, giusto per dare qualche indicazione, qualche novità, lascio il link. Ho registrato, scrivo, non mi ricordo se funziona, sì, ok. Che ho fatto il comando apposta, ma non mi ricordavo ancora se funzionava. Così faccio anche l'angolino delle news.
fatto una nuova puntata molto breve in realtà del podcast, cercando un po' di sperimentare in realtà una nuova formula, cioè l'intenzione è quella di fare più episodi con maggiore frequenza rispetto a quella che è il mio di compleanno. Sì, vabbè, ma vedi, compigliani nello stesso momento, sarà un caso. Noi di Voyager pensiamo di no, come diceva qualcuno. Quindi festeggeremo entrambi, dai. Quindi, oppure proverò a cercare di fare un regalo, così. Dicevo, ho fatto una puntata sul podcast, molto breve, perché quello che cercherò un po' di fare quest'anno è rimetterlo un pochino in carreggiata, perché ero molto sul podcast. A differenza di queste live, sono molto improntato a registrare bene, a fare le cose in un certo modo, però ci vuole un sacco di tempo, ci vuole molto tempo, e quindi ho pensato di inaugurare una nuova modalità, cioè sfruttarlo più per una sorta di notiziario. Cioè, è chiaro che se per caso ci scappa un'intervista o qualcosa di più sostanzioso di cui parlare, una release o qualcosa, ben venga il puntatone, però magari qualche episodio in più che dia solo qualche riferimento a quelle che sono delle novità interessanti. Secondo me la novità della Delphi VCL, Delphi FireMonkey per Python, valeva la pena dirla, perché è interessante. Cioè, uno sviluppatore Python può importarsi, sintetizzo in breve, dei package con il package manager di Python, e andarsi a fare delle interfacce utente usando non quello che normalmente usano di solito. Io ho provato ad esempio tkinter, o come si dice, perché non so neanche se si dice così, ma tkinter, detto in maniera che dovrebbe stare per interface, appunto, toolkit interface. E sì, cioè fare un'interfaccia, come dire, si riesce, però usare la VCL, come voi sapete, è tutta un'altra cosa. È chiaro che non abbiamo il supporto visuale in Python, quindi dobbiamo scrivere a mano delle istruzioni che impostano le proprietà che conosciamo tutti, noi che siamo abituati a lavorarci. Però ho visto su GitHub di Embarcadero che c'è anche un Python exporter, e quindi probabilmente qualcuno si è già inventato un toolettino da mettere in Delphi per fare l'esportazione del codice necessario in Python, ovviamente, per poter in Python riprodurre l'interfaccia a un'intera applicazione visuale avendo il codice generato da Delphi. Questo è una cosa carina. Questo perché Python ha veramente una marea di librerie, su elaborazione dati, quindi di package. Il fatto che si aggiunga anche questo, che ci sia la possibilità di mettere delle interfacce accattivanti o integrando il Python con Delphi, oppure mettere un po' di Delphi anche in Python, non è male. Quindi magari forse una live sul tema Discovery, andiamo alla scoperta di queste cose, potrebbe essere interessante. Poi, volendo, potremmo anche parlare di Python, come argomento, e non sarebbe, cioè, sarebbe interessante, altrettanto interessante, però adesso sto ancora pensando un po' di idee. Quindi la puntata dà qualche indicazione su questi package, poi nella scheda ci sono i link per andare a vedere di cosa si tratta in maniera più approfondita. Quindi questo vuol dire, insomma, un po' conoscere quello che succede, sfruttare il podcast per dare quelle poche indicazioni che si possono dare a voce per indicare qualcosa che può essere interessante. Poi dopo, chi è interessato dai link va a vedere qualcos'altro, e quindi, essendo la puntata molto interessante, quindi sia per questa integrazione sia per il linguaggio in sé, io ci ho fatto un corso l'anno scorso, fatto la rima, e ho iniziato a vedere un po' di cose proprio dalle basi, ma veramente proprio a livello basilare. Quindi mi piace molto l'espressività cioè, come sintassi non lo trovo leggibilissimo, ma lo trovo molto espressivo. Cioè, in Python non scrivi niente che non faccia qualcosa,
Cioè, se parliamo di Delphi, ad esempio, quando scriviamo un begin e un end, stiamo facendo infrastruttura. In Python non esiste neanche quella. Ogni istruzione che c'è ha un effetto in qualche modo ha un effetto su quello che si sta facendo. Quindi alla fine è impressionante. Secondo me è adatto anche magari per imparare effettivamente qualcosa. L'unica cosa, io sono sempre dell'idea che Delphi sia meglio anche da questo punto di vista, perché assieme a quel linguaggio, se vuoi, puoi farti un'applicazioncina, c'è un'applicazione Android o qualcosa del genere, o anche un'applicazione per Windows, visuale, ci metti molto meno tempo, è una cosa, insomma, un po' diversa, quindi abbiamo delle carte da giocare, infatti su questo poi vedremo di organizzare anche qualche live, la stiamo progettando, una live per, come dire, esplorare tutti i miti attorno a Delphi, né buoni e cattivi, nel senso di tutte le cose, le dicerie o le cose poco conosciute, per fare un 360 gradi su quello che sono le potenzialità del tool. La stiamo progettando e prima o poi riceverete notizie, vedremo se sperimenteremo anche una cosa a due, quindi vedremo un po' come organizzarci, ma sicuramente sarà una cosa interessante. Quindi venendo a noi cerchiamo di finire questo giochino, in realtà l'avevamo poi finito a livello di logica, qualcosina funzionava, volendo potremmo aggiungere di tutto di più, ma era ovviamente un pretesto anche per vedere un po' come imbastire un gioco in linea generale. Quindi io adesso avvio Delphi, così poi ce l'abbiamo pronto all'uso. Come dicevo, ho già scritto un po' di codice, perché l'altra volta avevamo proprio buttato giù un paio di un'interfaccia, un po' di label, neanche tutte con nemmeno tutte con i nomi, quindi avevamo lasciato indietro un po' di cose. Io gli ho creato una sorta di logo, di frame con una, come dire, una pagina di base, un sistema a più viste da richiamare, e quindi abbiamo un po' di codice da vedere nuovo e poi, come dire, fare qualche rifinitura, provare a testarlo magari prima su Windows e poi su Android. Anche se devo dire, non ho fatto molti test ridimensionando l'interfaccia, quindi non so come possa venire. Vediamo, mi permette di proporre un argomento per una prossima live. Sperando risulti utile a tutti, vedendo insieme passo passo come distribuire su Android un'applicazione Delphi sviluppata con FireMonkey. Menziono su iOS, perciò bisogna avere un Mac, anche se è un'app mobile e non tutti lo abbiamo. Distribuzione inteso come registrarsi anche allo store di Android, cioè metterlo proprio sullo store, o perché distribuzione io intendo quello, quindi perché installarla dal punto di vista di un dispositivo si fa abbastanza presto. Metterla su uno store è già qualcosa di più articolato, però si potrebbe vedere, quindi si potrebbe tenere in considerazione. Adesso, mo me lo segno, come diceva il buon Troisi, e anche perché dovrei preparare qualcosina anch'io, poi so che ci sono un po' di passaggi. In realtà, sì, in realtà questi argomenti, sì, cioè gli argomenti potremmo tirarne fuori a bizzeffe, sì, anche sul debug, sul resto. L'unica cosa è sempre, come dire, un conto è fare una live di spiegazione, un conto è fare una live un po' dove si va a sperimentare, a scoprire, però ci si può anche o interpellare un esperto, se qualcuno fa il volontario, perché adesso si può sempre fare le cose anche in più di una persona, potrebbe essere interessante, oppure bisogna un attimo prepararsi prima, quindi vedere un po', cioè non più di tanto, però magari qualche cosa sul debugging per vedere, per fare un esempio, le varie opzioni disponibili, le varie particolarità, perché sì, sarebbe interessante, ce ne sarebbe.
Ce ne sarebbe un sacco da trattare, anch'io di idee ne ho molte, però su alcune cose ho già del materiale, quindi sono molto più... sono esperto nel creare il bug. Beh, quello direi che siamo in tanti, su quello direi che non abbiamo bisogno di... nessuno ha bisogno di consulenza, siamo tutti... no, ce ne sarebbero tanti di argomenti, qualcosa su... vedere un po' live bindings, anche un po' di FireDuck, sperimentare magari delle basi dati. Io in realtà ce n'avevo una che avrei voluto fare, ma poco mi discovery, cioè qualcosina so, ma non tutto, in modo da avere una live più sperimentale, legata al Bluetooth, al fatto che si può mettere in comunicazione delle applicazioni o desktop o anche su mobile con un Bluetooth, col Bluetooth, non nel senso che possono creare dei protocolli. Avevamo fatto una live sul tethering che sfrutta il Bluetooth, in questo caso è proprio una gestione del Bluetooth col pairing, con tutte le cose, con l'esposizione di profili, e quindi riuscire ad avere un'applicazione che di fatto comunica con un'altra o potenzialmente anche con un dispositivo, perché è un dispositivo che espone dei profili noti, li possiamo leggere, se sappiamo quali sono i comandi. Quindi lì volevo ricercare un po' per vedere di riuscire a costruire un percorso che portasse a un traguardo, che poi si riesca, che sia fattibile e non in tempi eccessivamente lunghi. Quindi poteva essere interessante darci un'occhiata. Comunque, intanto finiamo questo, così Delphi si è avviato. Lancio il mio progetto in email. Adesso passo un nome, una garanzia. Cambio anche la schermata, così si vede anche il video. No, di idee comunque sì, è bene raccogliere, perché mettiamo che qualcuno poi gli possa piacere, se è esperto nel campo, gli possa piacere parlarne, abbiamo già risolto, se no magari dando una sbirciatina in giro si potrebbe anche affrontare. Potremmo mettere il nostro gioco qui il gioco in email sullo store, e poi ricevere recensioni negative. essendoci che io al momento non ho app da pubblicare, so che c'è anche una fee probabilmente annuale, un pagamento da fare. Devo approfondire. Nel caso abbiate già un account, comunque so che la documentazione, almeno su queste cose, di Delphi è abbastanza fatta benino, perché mi sono trovato più volte a dover risolvere qualche problemuccio legato a cose che non andavano, e alla fine mi ha sempre guidato la documentazione su questo aspetto, mentre su altre cose c'è niente. Quindi, però, sulla compatibilità, su queste cose, la documentazione è abbastanza efficace. Allora, che abbiamo fatto? Allora, rispetto alla logica, rispetto all'ultima volta, niente, nel senso che non ci sono cose nuove. L'unica cosa su cui ho lavorato è la parte di UI, quindi ho iniziato, l'ultima volta avevamo iniziato a predisporre un frame dove abbiamo messo un'interfaccia un po' abbozzata con delle label, abbiamo fatto praticamente una stampa visuale di quelle che erano le variabili del nostro gioco, per vedere che la logica funzionasse, per provare un po' a giocarci e vedere qual era un po' l'esperienza utente, a prescindere da una grafica piuttosto scadente, piuttosto bruttarella. Quello bisogna ammettere che è così, e quindi per cui che cosa è stato fatto? Cosa ho fatto? In realtà avevamo già una finestra principale, quindi questa è una finestra vuota dove in realtà andiamo a caricare diverse pagine che fanno parte dell'interfaccia del gioco. Quindi poi andiamo a vedere la business logic. Siccome queste pagine avranno senz'altro delle caratteristiche in comune, ho creato una, l'ho chiamata una view, una vista inteso come pagina generica che andrebbe caricata nella main form e come dire, che va switchata, cioè abbiamo le diverse videate. Ad esempio, una videata può essere
la home page, un'altra videata potrebbe essere l'area di gioco, la comunicazione del vincitore, eccetera, eccetera, gli high score. Cioè, poi potremmo aggiungere tutto quello che vogliamo aggiungere a questo progetto. Quindi ho fatto questa maschera di base, da questo derivano, ho fatto un home page, quindi l'home page con questo bellissimo logo, vedete che è rosa del porcello impera dappertutto, quindi col titolo del gioco, che tra l'altro ha anche un'animazione, si anima nel momento. E poi con due pulsanti, uno che fa, come dire, il quit e l'altro che inizia a giocare, dovrebbe iniziare a farci giocare perché ancora il codice sa da scrivere. L'avevamo già scritto, però è un po' da rivedere ovviamente. Quindi questo è uno. Un'altra cosa che è stata aggiunta cioè in realtà c'era già, che era quella del match. L'interfaccia di gioco, però non sta nello schermo, che è stata completamente rivista, quindi ho sostituito. In realtà le label che avevamo messo ci sono ancora tutte, perché ce n'è una qui, un'altra qui con i valori dei dadi, una col valore cumulativo, uno col valore dei giocatori. Semplicemente ho messo giù un po' di grafica con due pulsantoni che in realtà sono image control, quindi non sono quindi controlli con le immagini per fare che cosa? Per passare e per continuare a giocare, quindi associate alle azioni che già avevamo definito, quindi niente di nuovo sotto questo punto di vista. Delle label qui per vedere come dire, il valore del dado. Il dado dovrebbe avere delle facce, queste le ho messe come segno apposta, ma poi andrò a rimuoverle, peccato che tengono memoria inutilmente. Le facce del dado, invece dei numeri, sono fatte in questo modo, hanno delle foto di bestie, quindi abbiamo il porcello che rappresenta l'1 e poi abbiamo gatto, cane, mucca e poi animali tipici da fattoria, leone e orso, per fattorie molto, come dire, che amano il rischio. Quindi ho trovato queste e quindi ce cioè ne ho trovata una, in realtà ne cercavo una, le altre ho visto che facevano pandan, cambiava il colore, ho detto ok, teniamocele da un sito poi di clipart royalty free, quindi sono tutto materiale gratuito, non c'è copyright, quindi sono liberamente utilizzabili. No, non li ho fatti io non li avrei fatti molto peggio, quindi se sono brutti li avrei fatti ancora più brutti, quindi si sappia che e poi due personaggi che sono il player 1 e il player 2, cioè l'omino, il fattore e stavo per dire la fattrice che non ha quel significato che intendevo, quindi contadino e contadina con il loro rispettivo dindarolo dove vanno a accumulare i punti per vincere tirando i dadi. L'idea era quella di appunto usare questi come segni apposta e poi utilizzare gli effetti, c'è da dire che non sarebbero così evidenti perché non c'è uno sfondo, quindi potremmo mettere uno sfondo. In questo modo, noi cosa andiamo a fare? Andiamo a di fatto a evidenziare qual è il giocatore che sta giocando, mettendogli un effetto sotto come tipo di seppia o colore. Adesso vediamo quale può essere la scelta migliore per questa cosa. E poi avevo fatto una schermata per il vincitore, anche se, come dire, preferivo magari in un certo senso farlo vedere qui, cioè forse non serve una schermata per vedere chi ha vinto, eccetera. In quel caso adesso lì vedremo un po' come fare, quindi eventualmente torniamo all'home page o l'avevo fatta come segno apposta, poi alla fine non l'ho ancora utilizzata. In realtà poi queste sono le uniche due viste che ho fatto.
Come comunicano? Ad esempio, supponiamo di essere nella, quindi la main form e quella, l'Allegra Fattoria, esatto. Ciao Elisabetta. Sì, è una fattoria, come dicevo prima, un po' alternativa, perché come animali abbiamo il maialino, il cane, il gatto, poi fino alla mucca andiamo bene, poi c'è anche un leone e un orso, quindi è una fattoria per quelli che, come dire, amano il rischio e hanno degli animali, potenzialmente tengono animali che mangiano gli altri, quindi non è una fattoria che rende molto, potrebbe dare dei problemi, ma ho trovato queste, quindi tanto il concept, accontentiamoci, bisogna accontentarsi, perché la mia arte in questo caso non è, purtroppo non è così. E quindi come abbiamo fatto? Chiaramente la finestra principale, che è quella vuota, è la finestra da cui noi qui, cioè qui non c'è niente, quando il programma gira andiamo a caricare qui dentro una di quelle schermate che abbiamo visto. Quindi abbiamo il form, che è la maschera, quindi su Windows ci apre una finestra, su Android ci apre di fatto l'applicazione principale, ma non andiamo a caricare tutto. Ne usiamo delle schede, perché se mettiamo troppa roba, a parte che facciamo una fatica immane a gestirla come interfaccia, e poi abbiamo anche il problema di, come dire, di car doverla caricare tutta all'avvio, magari anche le cose che non usiamo, e quindi utilizziamo molta memoria, mettiamo molto tempo, quindi meglio tenere tutto separato, diviso in varie viste, in vari frame, come abbiamo fatto qui. Uno con la home, uno col match, e poi scambiarli. Come fa a scambiarli? Ad esempio, nella home, che è la schermata che viene mostrata all'inizio, io ho messo questa action list. L'action list è l'elenco dei comandi che noi possiamo, in un certo senso, eseguire all'interno di una videata, di una schermata. Ad esempio, qui le azioni sarebbero le seguenti: un game start action e un game exit o quit, o come lo vogliamo chiamare, action, cioè o esci o avvii un nuovo gioco. Quindi questo è quello che si può fare qui. Sono effettivamente i componenti su cui è stato inserito il codice. Se sbirciamo il codice, però, vediamo che quello che viene fatto qui non è. C'è un invio di un messaggio. Ho usato il sistema di messaggistica che è incorporato in questo caso in Delphi, ovvero piuttosto che andare a chiamare da un oggetto i metodi di un altro oggetto, abbiamo qualcosa che sta in mezzo, un sistema intermedio dove noi possiamo veicolare dei messaggi. Ovvero, io qui uso il sistema di messaggistica, prendo il default manager, cioè il messaggero di default. Messaggero, pensate proprio a quello che, come Hermes, che prende i messaggi, li veicola. Qui c'è un send message, self, che è emittente, vuol dire che la pagina indica se stesso, ma tanto non viene utilizzato. C'è questo game command message, cioè sto veicolando un messaggio che è un comando di gioco, ovvero un comando dove faccio una richiesta, creo questo messaggio, e qui il tipo di comando è quit, cioè ovvero ce ne usciamo. Se invece premo game start, creo lo stesso messaggio, ma passa come parametro lo start, appunto. Quindi, perché il concetto qual è? Che il main form, la finestra principale, deve andarci a creare l'interfaccia di gioco. Quindi al momento, però, non è bello da una di queste interfacce comunicare con la form principale, che a sua volta comunica con anche queste interfacce, perché le deve creare, e quindi c'è un collegamento bidirezionale, che non è mai una bella cosa da avere in un programma. Oltretutto c'è una pagina visualizzata, una vista, che è la vista iniziale con il logo, il menu, che andrebbe ad eseguire un'azione che di fatto la rimpiazza con un'altra. E quindi avere del codice che invoca una procedura che alla fine ti distrugge, ti sostituisce con qualcos'altro, non è mai una bella cosa, anche se poi effettivamente succede lo stesso anche in questo frangente, perché il messaggio, non so se viene, non mi ricordo se viene eseguito istantaneamente
oppure inserito sulla coda dell'applicazione. Forse istantaneo, quindi potrebbe essere che non è comunque l'ottimale, ma lì ci possiamo lavorare attorno dall'altra parte. Quindi quello che fa semplicemente questa maschera è dire: oh, attenzione, qualcuno ha premuto start, vuole iniziare a giocare, o qualcuno vuole uscire. Questo messaggio in realtà viene recuperato dalla finestra principale, che quando vede lo start dice: ok, tolgo la home page, quindi mi viene a eliminare questa pagina e poi ne va a creare un'altra che è quella appunto del gioco. Quindi questo è un po' il giro. Quindi noi qui facciamo un send message, quindi andiamo a esprimere un'intenzione. Da qualche parte nella main andiamo a raccogliere questa intenzione. Come lo facciamo? Usando sempre questo sistema di messaggistica. Se vi capita di usarlo nelle vostre applicazioni, e questo è molto comodo, ce ne sono altre varianti come il Delphi Event Bus, che è un'altra libreria open source per fare questo tipo di giochino, ovvero per tenere la vostra logica disaccoppiata, è molto comodo utilizzare questo sistema a messaggi. Cioè, piuttosto che invocare direttamente dei metodi, voi inoltrate le richieste e c'è qualcuno che risponde. Ad esempio, mi è capitato diverse applicazioni dove a fronte di un errore io inviavo un messaggio col dettaglio e nella finestra principale c'era qualcuno in ascolto, un ascoltatore che cosa faceva? Andava a prendere quel messaggio di errore e mi faceva il classico toast message, cioè quel messaggino in rosso che compare e che ti segnala che si è verificato qualcosa di sbagliato. Però oltre a quello c'era un altro ascoltatore che prendeva quell'informazione e la salvava, ovvero quello che facciamo è avere una sorta di coda dove noi segnaliamo che si è verificato un evento e chi deve reagire a quella condizione lo fa a proprio modo, se è attivo, se è operativo, se è stato inizializzato, eccetera. E a quel punto risponde a quell'evento, risponde non perché debba dare un valore di ritorno, ma reagisce. E ovviamente abbiamo la possibilità di mettere un payload, cioè quando noi scateniamo un evento, specifichiamo la struttura base che contiene i dati che vogliamo veicolare. In quel caso il game command message nella create aveva un valore, un enumerativo. Molto semplice, fatto così proprio. Game command type, start, terminate, quit. Abbiamo questi tre tipi di opzioni e abbiamo game command message, che è il messaggio che mandiamo quando vogliamo eseguire questi comandi. Al costruttore passiamo il messaggio, è basato su questo tipo enumerativo che è il nostro payload. Vuol dire che quando il messaggio viene creato dobbiamo specificare quel valore. E potremmo rileggerlo come value del messaggio, cioè il messaggio viene creato, appartiene a questo tipo specifico e questo lo usiamo per riconoscerlo. Abbiamo un valore che è il comando da eseguire che aggiungiamo come dote, per così dire, e ovviamente chi gestirà questo messaggio sarà in grado di estrarre anche tutte queste informazioni. Ad esempio, qui nella finestra principale del nostro giochino abbiamo questo message subscribe, è una procedura che mi sono fatto io ho dato questo nome, dove vado a recuperare sempre questo default manager, potete creare diverse code, diversi manager che, da usare per inviare messaggi e riceverli, quindi potreste avere diversi agenti, per così dire. Qui uso il default e gli dico: questo messages add è un mio dizionario dove mi tengo tutti i messaggi che ho sottoscritto perché devo anche potermi sganciare. Ecco, qui forse non sarebbe obbligatorio perché comunque siamo nella finestra principale e questa quando in un certo senso quando si chiude è finita l'applicazione, quindi non dovremmo ricevere altri messaggi, però è buona norma memorizzarli. Io li memorizzo salvandomi un intero che rappresenta la subscription, cioè l'abbonamento. Pensatelo proprio come un abbonamento a qualcosa. Il send message è uscita del nuovo numero e il subscribe ricevo il numero da un intero che si può utilizzare in seguito per dire: ah, sai, quella sottoscrizione non la voglio più, quindi non voglio più ricevere i messaggi. Infatti io ho sia un subscribe che un unsubscribe. Subscribe come funziona? Si indica il tipo di messaggio, gli si dice: guarda che quando arriva il
un game command message, c'è questa procedura che è una procedura, chiamiamolo metodo anonimo, dove io gli passo, che viene invocata quando arriva un messaggio di questo tipo, game command message. Io cosa faccio? Mi arriva un message ovviamente generico, lo devo castare, quindi convertirlo nel tipo specifico e lo faccio in sicurezza perché so che mi scriva questo, quindi questa procedura viene eseguita quando il tipo è questo. Una volta che l'ho castato, posso accedere alle proprietà come command type che mi dice appunto qual è la cosa che devo fare. Cioè mi dice se devo avviare un nuovo gioco, terminarlo oppure fare quit. Al momento vedete che ho implementato il quit come self-close, cioè io finestra principale mi chiudo e a quel punto ho chiuso l'applicazione, in poche parole. Ci manca lo start e il termine del gioco inteso come interruzione della partita in corso, quindi forse terminator non è proprio il termine giusto, però. E qui sotto mi rimemorizzo di nuovo, ripasso il dizionario, questo dizionario messages conterrà il dizionario dei messaggi degli interi, che sono il numero della sottoscrizione e il messaggio. Qui sotto infatti cosa vado a fare? Vado a fare, quando la finestra viene distrutta, vado a farmi un unsubscribe, cioè accedo a questo, al mio messaggero. E gli dico, enumeriamo tutto quello che abbiamo in questo dizionario, la chiave e l'ID della sottoscrizione, il valore e il messaggio che ho sottoscritto. E gli dico, guarda che questo tipo di messaggio e questa sottoscrizione non li voglio più. Cioè smetto di farmi notificare per un certo tipo di messaggio, per una certa sottoscrizione, quando quel messaggio viene veicolato. Quindi tutti quelli che voglio gestire faccio subscribe. Metto il tipo, metto la procedura di gestione, il valore di ritorno che è un intero mi rappresenta il mio abbonamento, la mia subscription e quindi la metto in un dizionario col tipo di messaggio che ho deciso di gestire associato. Quindi la subscription avrà ovviamente un valore diverso alla fine di ciclo per andarli a rimuovere in modo da non ricevere più nulla quando ad esempio la finestra viene chiusa. Quindi qui nella main form cosa abbiamo? Creazione dei messaggi, l'inizializzazione di quelle sottoscrizioni e la vista della la chiamata a questo show view che mi va a richiamare e poi vediamo come è fatta la pagina iniziale. Cioè gli dico fammi vedere una vista, scelgo la vista iniziale. Termina partita è diverso da quit che succede quando si stoppa la partita ma non si esce dall'app. Ancora niente, però teoricamente dovremmo tornare dovremmo interrompere il gioco perché la nostra logica di gioco ha una funzione per interromperlo in modo da poter ripartire, cioè ripartire nel senso fare uno nuovo e direi che torniamo a questa schermata, alla schermata iniziale col logo e ripartiamo. Quello è il fatto di poter terminare la partita, cioè fermarci, è un'azione che non facciamo nella home, ma facciamo nella vista che fa vedere l'interfaccia di gioco. Quindi nella home abbiamo esci, quindi chiudi l'applicazione, quindi esci proprio e inizia un nuovo gioco. La terminazione ce l'abbiamo nell'interfaccia di gioco. Però tutti sono messaggi che vengono veicolati alla finestra principale perché è quella che al momento è quella che tira le fila, diciamo, è eletta come maschera vuota che alterna quello che vediamo all'interno, chiamando questa funzione show view, on view. Show view come funziona? Molto semplice. Noi abbiamo, in realtà l'abbiamo visto tante volte, tutte le viste, quindi la home, quindi col nostro menu, la nostra interfaccia di gioco. Sono tutte viste, quindi match frame, on view, dovrei cambiargli il nome, quindi on view, ereditano tutte da una classe base view. La classe base view è la classe base di tutte queste viste, ovvero è una finestra vuota, che non fa praticamente, al momento non ci ho messo nulla, è una finestra vuota che ha delle dimensioni predefinite e ha come comportamento il fatto che quando viene creata si allinea all'interfaccia, al client, vuol dire va a occupare tutto lo spazio,
possibile. Quindi tutto lo spazio che trova. Questo vuol dire che quando noi creiamo una nuova la pagina home e deriviamo da questa, quello che ereditiamo, ad esempio, è che si allinei anche in questo caso sempre al client. Qui non è più in grassetto perché questo è il nuovo default. Noi abbiamo creato un qualcosa che parte da una maschera vuota e aggiunge un elemento, ovvero il fatto di allinearsi al client, e potenzialmente potrebbe avere anche delle altre funzionalità, istituire un nome, avere delle azioni comuni, gestire il ritorno indietro o qualcosa del genere, che tutto ciò che è comune a tutte le pagine lo si mette lì. E poi le pagine sono l'interfaccia specifica da vedere al centro della finestra principale, quindi ogni interfaccia. C'è il menu, c'è l'interfaccia di gioco e si alternano. Come si alternano? Si alternano in questo modo. L'interfaccia di base abbiamo definito anche quello che si chiama un class of, cioè abbiamo definito una classe che fa da vista di base, e class of vuol dire che abbiamo definito un tipo, che si chiama così, view class, che ci permette di usare come parametro una delle classi delle viste. Cioè TOnView, che è la classe che definisce come si comporta la pagina iniziale, può essere passata come parametro, così come TMatchView, se vogliamo chiamarla così, che è la vista che rappresenta l'interfaccia proprio di gioco vera e propria. Questo class of sostituisce un po', in questo linguaggio sempre sostituito un po' i generics. Ma a mio avviso è molto più efficace, cioè quando noi chiamiamo questo showView non passiamo un oggetto che è la nostra vista, gli diciamo qual è il tipo della vista. È chiaro che qui non posso passare tbutton, posso passare qualunque cosa, devo passare qualcosa che rappresenti a tutti gli effetti una vista. Quindi questo viewClass vuol dire il parametro che passi deve essere una classe, quindi il tipo, non l'oggetto già. È il tipo che lo rappresenta, perché lo andiamo a creare dopo, della vista, cioè dell'interfaccia che vuoi creare e visualizzare dentro la main form. Quindi mi dici di fatto che vista vuoi vedere, e questa logica si occupa di crearla, metterla nella finestra principale e farla vedere e salvarsela come vista attuale, perché poi se la cambiamo dovremo toglierla, distruggerla, recuperando la memoria e mettercene un'altra. Come funziona? Intanto controlla che noi passiamo un parametro assegnato, cioè non passiamo nil o puntatori non assegnati, e poi va a vedere questa view, che è un campo che contiene la vista attualmente visualizzata. Cioè noi abbiamo un campo dove c'è il riferimento all'oggetto che rappresenta la schermata che stiamo guardando. Quindi è istanziata, cioè la schermata è visibile, l'oggetto c'è in memoria, ad esempio la vista di home, oppure potrebbe essere la vista del gioco. Qui guardiamo se è assegnata, cioè se stiamo già vedendo qualcosa nella finestra principale, ovvero se la finestra principale non è vuota ma contiene qualcosa. Perché andiamo a vedere? Perché se c'è qualcosa e il suo class type è uguale a questo view class, cioè noi cosa controlliamo? Se andiamo a chiedere a passare un tipo di vista che coincide col tipo di quella che stiamo già vedendo. Quindi, se io sono già nella home e chiedo di andare alla home, non devo fare niente. Quindi, questo è il concetto. Io qui dico, fammi vedere la vista home. Intanto verifico che mi hai passato qualcosa. Ok, la vista home. C'è già una vista visualizzata. Di che tipo è? Se questo class type mi dice che questa è un oggetto che è la mia home view, e io gli sto chiedendo a mia volta un'altra home view, vuol dire che lui cosa dovrebbe fare? Dovrebbe eliminare la vista della home page e rifare la vista della home page. Però questo non è un po' come se noi siamo su Outlook in Office, clicchiamo su post in arrivo e riclicchiamo su post in arrivo. Cosa succede? Niente, cioè o noi cambiamo videata oppure rimaniamo sulla stessa. Se abbiamo una videata ma le classi è uguale, quindi usciamo, cioè non facciamo nulla. È come se non succedesse niente, che è giusto, cioè clicco, non fa niente, gli chiedo,
la stessa pagina non fa niente. Altrimenti procediamo. In questo pezzo andiamo a creare la nuova vista. C'è una variabile locale dove noi abbiamo passato il tipo della vista che vogliamo vedere, cioè la home view, la home page, oppure la match view, la vista, l'interfaccia della partita, la winner view se la vogliamo fare, cioè dove diciamo il vincitore. Ci potrebbe anche essere la score view, la option view. Potremmo fare tante videate con opzioni, con crediti, con tutto quello che vogliamo. Quindi qui abbiamo passato il tipo, con questo create, dal tipo passiamo all'oggetto. Cioè un conto è avere la classe che dice che la home è fatta in un certo modo, un conto è avere la vista in quanto tale. Qui c'è un try except perché su questa vista faremo delle cose. Intanto gli eliminiamo il nome perché questo è un workaround perché Delphi in realtà non dovrebbe succedere perché abbiamo solo una di queste, cioè ogni vista come abbiamo visto essendoci questa condizione verrà creata una volta sola, non riusciamo a creare più copie di una home ad esempio, ma tecnicamente potrebbe anche essere fattibile. Magari abbiamo un'interfaccia dove abbiamo più documenti aperti e andiamo a creare più istanze di un'interfaccia che va replicata n volte dentro una finestra. In quel caso, quando lavoriamo a runtime, dobbiamo eliminare quel name perché generalmente Delphi ne dà uno di default e essendo sempre uguale vi direbbe che c'è già un componente con lo stesso nome. Comunque, quella è l'unica cosa fatta per adattarsi a una limitazione. O diciamo un automatismo del framework che però in questo caso non ci serve. Quando ho creato quella vista gli dico parent self, quindi siamo nella finestra principale, dico alla vista che il suo contenitore è la finestra, cioè se stessa. Siamo nella finestra, self vuol dire la finestra principale, parent vuol dire l'oggetto che lo contiene, quindi la vista che abbiamo creato non sta lì nel limbo, ma verrà mostrata all'interno della finestra principale. Non abbiamo bisogno, questo visible true l'ho messo, ma in realtà può, essendo il default, potremmo anche toglierlo. Cioè è già visibile, è già occupa tutto lo spazio disponibile, perché come abbiamo visto prima, la line era impostata al client, cioè quando la vado a creare, questa vista nel suo contenitore cerca di allargarsi a recuperare tutto lo spazio possibile. Quindi avendogli già detto parent self, cioè avendogli già detto che il contenitore è la finestra, la vista si allarga e va a occupare tutto lo spazio. Nel caso si verifichi qualsiasi tipo di errore, che è il motivo che c'è per cui c'è questo except, eliminiamo la vista che abbiamo appena creato, perché noi andiamo a creare questo oggetto, ci facciamo un po' di cosine, se per caso c'è un problema, molto raro, anzi direi quasi improbabile, noi la eliminiamo. L'abbiamo appena creata, quindi dobbiamo mantenerla, ma se c'è un problema nel configurarla non possiamo mostrarla. Prima di tutto la eliminiamo e recuperiamo la memoria. Poi facciamo questo race che vuol dire lascia fluire l'errore e poi questo verrà gestito da chi di dovere. Quindi errore, io elimino quello che ho creato, lo elimino e poi lascio che l'errore se ne vada. Se invece non abbiamo nessun errore, c'è l'ultima parte, questa parte che dice se abbiamo già una vista visibile la eliminiamo, facciamo la free, cioè la distruggiamo e mettiamo fview a nil. Dopodiché fview viene impostato a lview, cioè la vista che noi abbiamo creato, questa lview, dovrà diventare la nuova, quindi se ne abbiamo una vecchia, se non abbiamo nulla, non abbiamo nulla da distruggere. Se ne abbiamo una vecchia la cancelliamo, questa diventerà la nuova e poi questo update effects l'ho messo per forzare un aggiornamento della videata, ma in realtà lo possiamo anche rimuovere. Possiamo rimuovere questo, possiamo rimuovere tranquillamente anche questo e probabilmente pure questo. Quindi verifichiamo che venga chiesta una pagina che non sia la stessa che stiamo mostrando, la creiamo, se qualcosa non va a buon fine distruggiamo e risolviamo l'errore, quindi non andremo a procedere qui, quindi continueremo a rimanere sulla pagina dove siamo. Se invece va a buon fine, le operazioni che vogliono semplicemente dire creare la vista e metterla nel contenitore, ovvero la finestra, e
Eliminiamo a quel punto quella già esistente e quella nuova diventa quella attuale e il gioco riparte. Quindi noi cliccando le variazioni, chiamando questo metodo con tipi diversi di vista, possiamo alternare quello che vediamo dentro la home page. Quindi questo per dire che cosa? Che quando ad esempio iniziamo, avviamo il gioco, viene creata questa finestra, la finestra crea dizionario per i messaggi, fa la sottoscrizione dei messaggi, poi c'è questo show view che dice fammi vedere una vista, che vista? La home view, cioè la home page. Questo è quello che ad esempio siamo su start, se qualcuno pigia start, cosa dovremmo fare? Dovremmo fare show view, cioè fammi vedere la vista che vuoi mostrare e qui dovremmo mettere ok, si chiama match frame al momento, ma gli andiamo a cambiare nome per renderlo T-match view. Mi sa che ha cambiato tutto, ha fatto qualcosa, sì. Segnalavo un errore, ma forse da qualche parte non avrà fatto l'aggiornamento. Non so perché su alcuni metodi non arriva a toccare, non arriva a fare questa cosa. Non estende il refactoring, dovrei installare qualche tool diverso. Quindi ad esempio questa ovviamente sarà da sistemare, ma nella main quando riceviamo dalla home page clicchiamo start manderà un messaggio dicendo è stato richiesto l'avvio del gioco. Qui c'è una sottoscrizione, quindi la finestra riceverà questo dato, questa cosa. Quindi nel caso di quit chiuderà completamente l'applicazione. Nel caso di Terminate adesso lo vediamo, ma grosso modo direi che cambierà di nuovo la vista. Tanto a noi basta distruggere il gioco, non è che dobbiamo fare. In caso di Start farà Show View. Show View con Match View, cioè dice fammi vedere l'interfaccia della partita. Qui potremmo fare in modo che quando noi entriamo in questa match view, anzi probabilmente avevo già fatto così, quando la match view viene creato anche il gioco e iniziamo anche a giocare. Quindi qui avevo fatto dei metodi, sì, start game ci sta perché c'è una piccola configurazione, quindi chiamiamo start game e iniziamo anche a giocare nel momento in cui invece distruggiamo questa vista, se abbiamo un gioco in corso, qui si chiama quit. In realtà poi questo viene fatto in automatico dal gioco, perché il game viene distrutto e quando viene distrutto nella destroy, prima cosa fa quit, cioè interrompe il gioco, e distrugge le opzioni, distrugge se stesso e quindi. Quindi nel momento in cui creiamo questa vista iniziamo un gioco e quando l'andiamo a distruggere, perché ne mostriamo un'altra, tipo l'home page, lo andiamo ad eliminare. Quindi mostrare questa vista vuol dire di fatto accendere un gioco, attivare un gioco. Terminate game, direi che potremmo tradurlo con l'invio di un messaggio alla main form. Cioè il Terminate dirà guarda che hai pigiato, ma adesso lo mettiamo come azione e quindi qui dobbiamo, come dire, in qualche modo ancora lavorarci. Quindi questa è la parte su cui dovremo un po' fare lavori di ristrutturazione, per così dire. Il resto è quasi già a posto, manca il Terminate, anche qui il Terminate, cioè come dire, l'abortire una partita. Sarà l'equivalente di tornare alla home view per adesso e poi può darsi che poi la logica cambi. Questo tornare all'home view cosa farà? Che se abbiamo visualizzato l'interfaccia di gioco,
quella verrà distrutta, a sua volta distruggerà la logica del gioco che chiaramente dialoga tutto, quindi il gioco termina per forza, cioè rinunciamo alla videata che la gestisce e quindi tornerà visualizzata la pagina iniziale. Se dalla pagina iniziale dico start, vado qui, faccio il coordinamento e vado a richiamare la match view, quindi avvio una partita. Nella partita avrò delle azioni che lavorano in locale, quindi non uso il sistema di messaggistica, tranne il terminate che dovrà fare in modo di dirmi alla main form che deve tornare all'home page perché voglio rinunciare al gioco. Quindi più o meno c'è tutto, quindi noi dove dobbiamo lavorare, direi, sarà sicuramente questa interfaccia utente. Se proviamo a lanciare al momento l'applicazione, vediamo che succede. Ci troviamo il logo che tra l'altro poi inizia a oscillare, quindi in questa maniera veramente molto. Quindi se clicco su questo tasto, ovviamente usciamo. È il tasto che veicola il messaggio e che fa sì che il main vada a chiudere tutto. Se clicco lato dovrei già vedere comunque l'interfaccia utente. Quantomeno, no, non succede niente. Forse non gli ho agganciato l'invio del messaggio, che potrebbe anche essere. Infatti non c'è l'azione. Game start action, game exit. Ok, non era agganciato alla logica. Quindi adesso se faccio doppio clic, non è questo che deve eseguire, ma deve eseguire questo start. Quindi deve eseguire l'azione Game Start, l'azione Game Start dovrebbe far partire il gioco. Non ho poi il Terminate di là, ma vediamo se parte. Il gioco parte, quindi l'interfaccia la vedo. Vediamo anche un po' come si adatta. Diciamo che non è adattivo, ma non è responsive. Cioè rimane coerente in un certo senso, però sì, i personaggi dovrebbero lavorare più sul distanziamento che non sul. Però come dire, non ci ho assolutamente pensato al momento, quindi non mi sono proprio posto il problema, quindi già è molto che si riadatti un po' più o meno in maniera automatica. Ci sono i dindaroli. Quindi ho tolto qualche label che diceva a chi giocava perché volevo una cosa più visuale. Allora, intanto piacerebbe avere magari uno sfondo di questa finestra, di questa view, se possibile. Mi sa di no, però potremmo metterla sulla main form, quello sì. Cioè nella nostra finestra principale potremmo stabilire di avere già un riempimento con un gradiente. Grigio non mi piace molto, però non posso farlo rosa perché diventerebbe tutto rosa, quindi questo è un po' troppo verdino, vediamo. Abbiamo delle tonalità un po' sgargianti, però intanto mettiamone una poi. Tra l'altro questa dovrebbe rimanere trasparente, quindi vedersi sia nella home page, esatto, che rimane così, col porcello che gira, e poi anche su questa pagina, sì, c'è un po' meno contrasto, però sì, ci starebbe bene forse un colore più scuro o più chiaro, ma vabbè, intanto lo lasciamo così e poi ci penseremo. Oppure potremmo trovare anche una foto, come ho fatto oggi, andare su Unsplash o qualche sito e ad esempio trovare una farm, una bella fattoria. Questa mi sembra molto adatta, ma più adatta ancora mi sembra questa. E salvarla. Ah no, c'è il download qui. E
usare questa come sfondo, tanto con il fill noi possiamo usare i bitmap di diverse dimensioni. Potremmo anche applicare delle trasformazioni. Tile mode, tile original. Allora, niente tile. La facciamo forse strecciare un po'. Forse converrebbe che fosse un po' più scuretta, ma magari rimane bella anche così. Tanto poi è tutto. Chiaro che non è il gioco della vita, però dai, qualcosa è ancora tollerabile forse. Andrebbe magari un minimo resa, come dire, più di sottofondo, ma prova a lanciare Photoshop e vediamo che cosa succede, sperando che non mi, che come dire, non mi scoppi il computer, perché abbiamo Delphi, Photoshop, OBS, abbiamo tutto attivo. Open recent. Infatti aiuto, non funziona più nulla. Open. Allora andiamo qui. Facciamo un po' di cosmesi al. Dunque, quello che vorrei fare è, in un certo senso, esatto, qualcosa di un po' più scurello, e poi magari con un filtro fotografico che scaldi o che comunque la faccia più, con un colore che tenda, ma forse, ma al verde, non lo so. Proviamo anche così. Perfetto. Quindi la esporto come JPEG. La mettiamo qua nelle immagini. Ok, aspetta che questo lo chiudo, che andiamo a rimportare magari la versione modificata, che così è un po' più scura e vale un po' di più come sfondo e fa meno contrasto con gli elementi che ci sono in primo piano. Forse si vede addirittura anche poco, però. Però va bene così. Allora, cose da fare. Innanzitutto, segnalare qual è il giocatore attivo. Ci sono un po' di cose che qui avevo disabilitato, avevo commentato, perché ad esempio Game Start Action e Game Quit Action non ce li abbiamo più. Game layout non ce l'abbiamo più. Generalmente siamo sempre in gioco, perché a meno che qualcuno non vinca, stiamo sempre giocando. Però effettivamente game playing, running, ok, abbiamo tutte le varie azioni, quindi andiamo sulle nostre azioni. Dov'è il componentino, che non lo vedo più? Adesso gli abbrevio anche un po' il nome. C'è la roll action, che in realtà so che si chiama toss, e la pass action per passare avanti all'altro giocatore. Quindi abbiamo tutte queste cose. Ci manca anche una terminate action, ce l'aggiungiamo, terminate action, no, questo è il testo, questo è il name, termina,
E come codice potremmo metterci un to-do, anche se poi il codice è abbastanza semplice, ci dobbiamo importare, anzi ce li abbiamo già, i servizi di messaggistica e dire che con il team message, messaging, system messaging, andiamo sul message manager di default e facciamo un send message. Il mittente sono io stessa e lanciamo un command message creandolo con il valore terminate. Mi piace usare però tutto il... Così chiediamo la terminazione del gioco. E abbiamo fatto anche questa. Dovremmo inserire il pulsantino relativo. Dove lo mettiamo? Dovrebbe stare in un posto che non dia fastidio, quindi forse qua al centro, magari, o in alto a destra. Adesso poi troveremo posto, tanto poi non è importante. Allora, questo si chiama pass action, role action, scusate, toss action. Se stiamo giocando, recuperiamo questi valori. In realtà recuperiamoli sempre comunque. Tanto la sessione l'abbiamo. Tal più rimarrà ferma dov'è? Che l'altra volta avevamo una schermata unica per tutto, quindi invece adesso iniziamo a dividere le varie cose in modo da. Ok, if playing. Tutt'al più dovremo vedere se qualcuno ha vinto o meno, quindi questo ci sta. Dobbiamo far vedere gli utenti attivi, l'utente, il player che sta giocando e quello che invece è spento. Qui ci tornano utili i vari effetti. Ad esempio, potremmo predisporre un glow effect, ok, dicendo questo è il player glow effect, che si applica, vedete che c'è il contorno dorato, si applica al player che al momento ha il turno di gioco. Quindi invece che fare come l'altra volta e scrivere 1-2-1-2-1-2, facciamo così e chiaramente dovremo riassegnare questo effetto. Mi si è frizzato Twitch. quello a volte succede, un bel F5 e... Oppure abbassando la qualità, la latenza, a volte suggerisce anche il... Mentre per il giocatore che non sta giocando, tipo questo, un effetto seppia che, come dire, lo spegne un po', magari lo aumentiamo anche, forse, o effetto seppia, effetto monocromatico, cioè si può scegliere quello che si vuole. Magari proviamoli tutti e due. Monochrome effect. Sì, ci potrebbe stare, quindi ci potrebbe stare anche questo, però preferisco forse il seppia, perché il seppia è proprio smunto. Player off. Allora, chiamiamoli player off effect. Ok, quindi niente monocromo. Via. Ok, configurato così bello pesante. È un player on effect. Potremmo assegnare a tutti e due, poi accendere e spegnere, però direi che. Allora, qui turn player più 1,
possiamo dire stiamo giocando glow, no, l'abbiamo detto player on effect. Allora dipende da qual è il giocatore che sta giocando, quindi qui potremmo fare un case session turn player. Qual è il giocatore? Se è 0, il nostro player on effect parent va su player 1 image. Ok, mentre da potremmo scriverlo in maniera anche molto migliore, ma punto parent, invece l'off va sul player 2. In caso contrario è il contrario, anzi, scusate, c'è anche, mi sono dimenticato che era un case begin effect. Altrimenti, se non stiamo giocando, player on effect punto parent uguale nil, così non lo vediamo proprio. Player of effect non so se li accetto, dovrebbe accettarli, così faccio meno di accenderli e spegnerli, quindi questi dovrebbero già funzionare. Proviamoli così, perché le azioni le ho collegate, quindi se provo adesso c'è il player 1 che è evidenziato e questo è spento. Se tiro il dado non mi sta facendo vedere nulla. Come mai non mi fa vedere nulla? Impossibile che abbia fatto 0-0. Non sto facendo vedere i dadi, quindi a parte che passa in continuazione. Ah, ho invertito le azioni. Ah, cioè, ho invertito le icone in realtà. Quindi questo è il lancio del dado e quello è il. Cavolo, c'è una sbordatina che è rimasta lì. Secondo me quello è un glitch. Esatto, dovremmo, come dire, fare riaggiornare un po' gli effetti, usare un double buffer. E quindi ok, ho invertito le due azioni. Questo è il toss, questo è il pass action. Ok, un'altra cosa che dovrei fare è mostrare le facce giuste delle bestie sui nostri dadi, quindi partire che queste due sono vuote, per così dire. Se si può fare, ma forse non si può fare. Comunque direi di sì, però dovremmo riuscire. Vabbè, c'è l'interfaccia, ok, che qui non si vede, ma elimina. Perché qui abbiamo tra l'altro un multi-res bitmap. Volevo togliere questo in realtà, grazie. E quindi come portarle da qui, vediamo. Faccio un metodo privato. Show. Animal. Allora, dove abbiamo il token score label? Abbiamo qui, abbiamo i punteggi, abbiamo i due punteggi su questa proprietà. Quindi andremo nella nostra dice image list.
C'è un get bitmap item by name, giusto, benissimo. Format, le immagini si chiamano, hanno un nome in questo caso, face da 1 a 6, perfetto. In questo modo usiamo la format, face percentuale e poi messo troppe quadre, no, va bene. Ah, ok. Session uguale game session. Quindi andiamo a prendere i punti. E qui ci creiamo il bitmap. Custom bitmap item. Bitmap item, non so, custom bitmap item sta in FMX multi-res bitmap, giusto, l'ho usata anche altre volte, quindi me lo dovrei pure ricordare in teoria, ma non sempre. Quindi scusate, ci facciamo dare il bitmap e ok, la size, tanto poi al momento ne abbiamo una, quindi e vado a impostare sull'immagine token 1 image bitmap. Questo in realtà è l'item, ma dovrebbe avere, esatto, tirare fuori, no, non gli piace ancora. Items, scusa, questo è un, ah, ok. Questo è un fixed, questo è un custom. Un assign multi-res fixed multi-res bitmap. Questo giustamente c'ha le scale. Senti, ma non c'è un modo di estrarsi un bitmap in maniera un po' in maniera un po' rapida e c'è questo in teoria che restituisce un bitmap size, non mi ricordo,
dimensione che ho dato a questi oggetti, ma erano 512, quindi qui poi chiudiamo questo così e chiudiamo anche questo. Size create 512 512. Ok, quello che sto cercando di fare è tirare fuori il bitmap dalla lista di immagini per andarlo a impostare sull'image, che sembra quasi. Ok, ce l'avevo già là in alto. Proviamo a farla così, ovvero passo size, passo l'indice che può essere tranquillamente questo. Questo mi tira fuori un bitmap. Riesco a impostarlo image bitmap uguale a questo. Speriamo di sì, speriamo anche che funzioni. Perfetto. Ok. Quindi facciamo così. Prendiamo la size e facciamo token 2 image. No, come si chiama? Non gli ho ancora dato il nome. Token 2 image, adesso il nome ce l'abbiamo, bitmap uguale image list bitmap di quella dimensione, session token points punto del dado 1, quindi il secondo dado. Questo dovrebbe farlo. Ad ogni giro, vediamo se ci va in errore o se funziona qualcosa. Iniziamo a giocare. Beh, già è partito da zero e qualcosa l'ho fatto vedere, quindi. Ho sentito un beep, French Donna sta facendo un raid insieme ad altri 5 utenti. Benvenuto, grazie per il raid. Ho le cuffie staccate, quindi non sentivo. Ciao a tutti. Sono nomi nuovi, quindi. Ciao, dottor Onni. Tutti nuovi arrivati, benvenuti. Siamo. Non so cosa stavate facendo voi di bello. Qui stiamo cercando di finire un gioco piuttosto strano. È diventato molto strano perché è partito come gioco di dadi, o meglio ancora un gioco di dadi, ma invece delle facce del dado escono animali di una fattoria, tra cui abbiamo un leone e anche un orso, quindi il gioco che stiamo programmando sta diventando un po' strambo e sta producendo degli effetti un po' strani, però si direbbe che quasi funziona. Quindi lancio un dado, ho fatto un paio di due. È il gioco, si chiama Pix, praticamente si lanciano i dadi, il punteggio puoi tenerlo, passare la mano, se fai un 1 ti resetta tutto e riparti da capo, quindi io ad esempio ho fatto un 5, un 2, sono a 11, tengo, adesso tocca alla contadina che può lanciare i dadi, ha fatto un 4 e un 6, nel 6 non.
6 è vuoto, sei, non c'è nulla. Oh, scusate. Quindi qui già c'è un errore. Ah sì, perché in effetti mi sono scordato di togliere un 1 giustamente dal un 1 dall'indice, quindi dobbiamo andare da 0. Vabbè, qui faremo. Benvenuti comunque nel ride. Quindi faccio uno shutout come si usa fare, se ci riesco, perché, e se ho scritto bene, vediamo. Si parla di software e game development, quindi mi andrò a vedere retro coding e retro gaming su Commodore 64 e Amiga. Alle retro gaming, ok, retro coding molto molto interessante. Direi, io ho avuto un Commodore 16 e un'Amiga, quindi Amiga conservo buoni ricordi, anche se ho trovato istruzioni per programmarla in maniera seria dopo che l'avevo venduta. Le ho cercate per tanti anni e quindi non c'era ancora internet, purtroppo, e il Commodore 16 è quell'aggeggio che mi hanno fatto vedere da piccolo. Quando ho visto il computer è finito tutto, cioè dopo mi sono non ho potuto fare a meno di fare questo mestiere. Dopo inizi e dici: cavolo, ma posso far fare al computer quello che voglio? Allora inizio a programmare, farò videogiochi, poi ti ritrovi a fare magari dei gestionali noiosi o delle cose. Vabbè, scherzi a parte. Grazie del passaggio. Mi fa molto piacere. Ok, quindi è titolo vecchio MoFo C per Mega Drive sotto la guida del guru Dr. Onni. Ancora peggio, C per Mega Drive. Cosa veramente di nicchia, cioè ancora più. Adesso verrò sicuramente a dare un'occhiata al canale perché sono curioso di vedere. Come dire, sono curioso di tutti quelli che fanno coding e fortunatamente ce ne sono. Mi prendono in giro. È normale, quindi di tutti quelli che fanno coding vado a una sbirciata perché ci sono sempre delle cose interessanti, quindi sicuramente vengo da una sbirciata. Qui io ho tratto Delphi, che è quindi un Pascal evoluto, perché in realtà uso anche altri linguaggi, però questo è, come dire, è un po' bistrattato, per cui ho iniziato a, come dire, a portare delle live su questo e ho continuato, poi le ho messe su YouTube perché penso che abbia molte cose da dare rispetto a delle soluzioni più blasonate, soprattutto in ambito mobile. Tra l'altro dobbiamo provare anche questo gioco su mobile, quindi tra un po' lo facciamo, appena correggo i baghettini. E quindi ho detto, vabbè, continuiamo a portarlo, a fare delle cose comunque possibilmente rilassanti, tipo dei giochi o qualcosa del genere, poi finché teniamo botta facciamo e continuiamo. Quindi siamo molto più ad alto livello rispetto del live con Pascal e il vecchio BGI. No, non direi. Vecchio Pascal, quello scolastico. Mi ricordo che dissi: non voglio più vedere una riga di Pascal. Poi alla fine sono finito a lavorare anche con Delphi, quindi cioè, il destino è stato beffardo, però, come dire, qui siamo su un livello un po' più, come dire, un po' più alto, con un linguaggio un po' più con i generics, metodi anonimi, cioè non è il vecchio Turbo Pascal, ma è qualcosa di un pochino più con un editor visuale, approccio RAD, quindi ci scrive comunque del codice, perché la logica del codice qui l'abbiamo scritta tutta. Ci siamo fatti le nostre classettine, il nostro gioco, le opzioni, la sessione di gioco con lo start, un array, ci sono delle interfacce,
Ci sono ovviamente classi che implementano interfacce, però come dire, il linguaggio è il giocatore, le opzioni, tutta la nostra gestione di sessione con la logica di gioco. Secondo me è un linguaggio molto, molto leggibile, si fanno cose interessanti. E tra l'altro qui non lo stiamo testando su Windows, però l'idea poi è quello di fare un doppio clic su Android o 32 bit o 64 bit e poi provare a farlo girare direttamente anche sul dispositivo mobile e vedere come si presenta e che non sia troppo brutto. Lazarus lo conosco di vista, nel senso che l'ho utilizzato per poco, ma anni fa. E so che è uscita da poco, tra l'altro, una versione aggiornata. C'è chi ci ha sviluppato però anche prodottini commerciali, dei lettori di essendo che lì, come dire, puoi andare anche su Linux, puoi fare. A livello di utilizzo preferisco di più Delphi perché è più produttivo, però su Lazarus effettivamente hai delle possibilità che in altri ambienti non ci sono, o comunque con Delphi sono limitate perché il Free Pascal c'è per tutti gli ambienti e quindi anche se comunque è l'IDE, anche l'IDE vale la stessa cosa. Mentre Delphi comunque gira su Windows, però comunque ad oggi supporta tutte le piattaforme, cioè Windows 32 64 bit, il Mac 64 bit, l'ARM, il nuovo M1, iOS, Android, c'è la parte Linux, c'è la parte, quindi come dire, preferisco più il taglio commerciale. Lazarus lo trovo più, sarebbe più riduttivo per il tipo di applicazioni che faccio io, però è senz'altro un'alternativa interessante perché ci sono anche lì un po' come in Delphi, molti componenti, l'ambiente RAD, cioè in pochi minuti fai un'applicazione, la porti dove vuoi, con un linguaggio che si legge molto bene, quindi come alternativa è un'ottima alternativa. Poi il resto è più legato all'abitudine di come si usa l'ambiente e gli strumenti che mette a disposizione, perché poi c'è tutto un discorso di produttività, però al netto di quello, secondo me lo stanno continuando a supportare e so che ci sono molti sviluppatori che facendo della roba su Raspberry, così hanno preferito farla con Lazarus per una questione di molta più leggerezza, cioè devono entrare in come dire, in un ambiente molto più ristretto come memoria, eccetera, e lì sapendo più o meno scrivere il codice, conoscendo il linguaggio, lì hanno trovato gli strumenti che gli servivano, perché comunque c'è il discorso dell'open source, quindi chiaramente ci sono anche lì delle risorse e poi molto del codice che si scrive lì si può portare anche in Delphi e viceversa. E quindi qualche anno fa c'era stato il tentativo di Kylix per avere un Delphi su Linux, però era forse, parliamo già di 20 anni fa, quindi Linux su desktop lo si vorrebbe oggi, ancora non è proprio, che a meno che io sappia non decolla da quel punto di vista lì, ma più su altri tipi di utilizzo, e quindi era un po' troppo avanti coi tempi al momento. È molto apprezzato per chi ad esempio vuole avere una cosa simile Delphi, magari sul Mac eccetera, però molti sviluppatori hanno la loro virtual machine. L'importante, almeno per il momento, è poter fare il deploy su quelle piattaforme e quindi è molto più. Però sì, sarebbe bello avere anche un IDE cross platform al 100%, non sarebbe male. Mi sono dimenticato dov'è che avevo visto il bug. Ah sì, eravamo qua. Mi sono dimenticato di togliere un meno 1 al punteggio, perché questo è un indice e gli indici, come si sa, anche quelli degli autostoppisti partono da. Quindi questo bel logo flottante Nimel, detto anche maiale, quindi riprova a giocare. Stavolta il 6 funziona. Fattoria con l'orso è una fattoria con grossi problemi.
Altro tiro, 2, 3, 14, tengo e passo la mano, quindi lui passa 14, il giocatore che si illumina è questo. Scusate il terminare, terminazione, vabbè, comunque basta chiudere anche il vincitore, per la verità, bisogna gestire. Tocca questo, quindi fa un tiro coi dadi, 6, 3, 9, ne fa un altro. Ha fatto uno e quindi se la piglia in quel posto si azzera tutto, si azzera anche il barilotto e si riparte da 14 perché ha fatto 5-1. Questo tira i dadi, fa 3-1, sfigato pure lui, è ripartito da zero e quindi il gioco sembra aver ripreso dovrebbe essere gestito un pochino meglio dal punto di vista del resize, perché secondo me lato cellulare lo vedremo tutto un po' strano, però ok, quindi manca current label, questo era il numero del giocatore, manca la gestione del vincitore. Io ci metterei una bella coppa di quelle. Vado sul mio sitarello di oggi, dove c'erano le clip art Free Vector Illustrator o qualcosa del genere, non mi ricordo più dove le ho prese, però dovrebbe essere da queste parti, mi sembra qui, non era questo, non era questo, era clip art Public Domain Vectors, forse è questo. Sì, prendiamo una bella cup, una coppa, sì, una coppa tipo questa, esatto. E quindi abbiamo anche le alternative, ma questa mi sembra quella più bellina. Me la scarico, tanto è tutta open. Questa è un SVG, quindi se non ricordo male. Quindi la dovremmo aprire tanto con Inkscape, così facciamo. Sembra che Inkscape l'ho aggiornato, spero che non rompa le scatole. Ce la convertiamo in PNG. Avremmo volendo anche dei controlli per usare Inkscape anche in. Allora andiamo a pescare la nostra immagine, così la trasciniamo qui dentro. Quindi questa è la nostra, così l'ho deformata. Questa è la nostra simpatica coppa. Ce la potremmo esportare esattamente as is, così. Un po' grandicella, magari anche un po' meno. Potremmo fare non lo so, 520x520. Vabbè, sì, non è quadrata, quindi questo è esporta. Quindi ce la esportiamo nelle immagini. PNG, solo questo oggetto ovviamente, così ce l'abbiamo e possiamo lavorarci. Questa dove la metteremo? La metteremo come figlia di uno di questi personaggi. Image. Quindi al momento supponiamo che sia sotto il giocatore 1, andiamo a caricare un'immagine multi-risoluzione, quindi questa qui, la mettiamo qui in mezzo al resto, come immagine siamo. Se compila va, beh sì, quello che è scritto va, non va proprio perfettamente, però ci stiamo lavorando. Ok, potremmo metterla, quindi questa la chiamiamo personaggio
Per andare va, ma abbiamo fatto un po' di modifiche, quindi è giusto ritarare. La potremmo posizionare magari con un allineamento. Most bottom. Ma sì, dai, ci può stare. Un most bottom, quindi questa al momento sarà chiaramente non visibile. Ok. Nel momento in cui ci sarà un vincitore, la renderemo visibile e la sposteremo sul vincente. Quindi qui ho fatto una cosa a parte, ma potevo anche in realtà potevo anche evitarlo perché sono alla fine sono rimaste due righe, quindi non c'è bisogno di questo. Non c'è bisogno di metodi. Quindi se la nostra sessione di gioco è vinta, dobbiamo far sì di... Perché programmiamo sempre e lo amiamo sempre di più. Sì, ma la vera domanda è... È un po' come una droga, come si suol dire, quindi quella è una buona cosa, soprattutto se lo si fa per lavoro. Chiaramente la passione aiuta a superare un po', a farlo anche in queste condizioni, cioè dopo una giornata di lavoro, mettersi alla sera a fare programmazione e quindi bisogna amarlo molto in questo caso, ma questo è un bene. Quindi se la sessione è vinta dovremmo vedere winner, chi è il vincitore. Solo che io non miglioro mai, vabbè. Dobbiamo avere facile la sindrome dell'impostore, anche quello è un classico dei programmatori, quindi immagino che la conosciate, quella sindrome è tale per cui ogni programmatore pensa sempre di sapere meno, di far meno di quello che sa. Programmare è qualcosa che ti piace non per lavoro è tutta un'altra cosa. Sì, certamente, quindi quello è senz'altro. Quindi vabbè, io ovviamente esageravo, ma per esagerare, però è chiaro che dov'è che trovo se ce l'ho il vincitore? C'ho il winner che con i dati del vincitore, c'ho la funzione che dice se ho vinto, che vuol dire che ho segnato il vincitore. Ah, devo sapere l'indice, cioè chi è il winner in senso di... Allora, questo è il winner player. Dovrei avere una winner index, non lo so. Winner index red get winner index. Ogni lavorare come programmatore è tutt'altro. Sì, poi chiaramente ci sono i clienti e tutto il resto, quindi devo andare a vedere dove viene assegnato questo winner. In realtà faccio presto perché siccome questo non mi serve più, mi faccio un campo, anzi, sì, mi lascio questo, lo chiamo così, questo non lo metto. E lascio l'intero così. Nel senso, lavorare come programmatore è comunque una professione, ti piace, ti prende, lo fai anche quando non sei a casa. A volte lo fai anche mentre sogni, mentre dormi. A volte capita di sognarmi le... Ok, quindi facciamo così che quando iniziamo winner index è meno 1,
Quando qualcuno vince, allora se abbiamo vinto vuol dire che winner index è maggiore o uguale a 0. E quando vinciamo devo impostare F winner index a turn player al giocatore che ha il turno. Questo non mi serve più. Ok, siamo a posto, quindi siamo a posto fino a prova contraria, perché dobbiamo andare sempre nel match, nel nostro match. Dov'è? Ah, ci siamo dentro, quindi ok, a fare questa cosa qui. Session is won. Se abbiamo vinto, ok, quindi posso andare nella sessione e recuperare l'indice del vincitore. Quindi che cosa me ne faccio di quello che facevo prima, ovvero se la winner index è 0, cioè ha vinto il primo, devo spostare, come diavolo chiamata, quella l'immagine premio che c'era prima. Dio, che è finita qui sotto, non la vedo più, la cap image. Chiamiamola invece winner image. Quindi la winner image parent va sotto l'immagine, anzi va sopra l'immagine del no, dove l'abbiamo messa? L'abbiamo messa proprio sul player, però non va bene, perché dovrebbe stare più sul layout forse. E tra l'altro in primo piano, però non la vedo più. Non la vedo più. Dove è andata a finire? Abbiamo perso un'immagine. Bitmap c'è ancora, no? Ammetto che l'ho spostato, però c'è, quindi senti, io non ti vedo più, adesso ti recupero. Ah, ma l'ho nascosta. Ah, eccola. È uscita con tutta la sua prepotenza. Ok, allora vai lì. Vai. No, stava bene dove era, guarda, che era perfetta perché va sopra e quindi è perfetta. Sì, c'era visibile la false. Mi scordo sempre che qui in FireMonkey, come libreria grafica, quando è false non la vedi proprio neanche, ma neanche. Infatti, adesso la lascio così, così. Tanto poi la nascondo da codice, quindi va su questo. Se vince il primo, winner image parent, codice è bruttissimo, dovrebbe essere un po' tutto suddiviso. Qui ci manca magari un else, winner image visible a false. Chiaramente, se invece nessuno ha vinto, winner image visible false, e in tutti gli altri casi true, che fa, rende inservibile questo, ma va bene. Ok, e questo mi fa vedere il vincitore. Nel caso di, quindi ci manca un tasto per terminare e poi un altro di questi image control, magari non così grandi.
appunto ho detto, no? Così grandi. Size, facciamo un 32x32. Ah, ma c'è un allineamento forse. Ok. Non fit, ma c'è un top right. C'è un top. Ah, solo che il top ovviamente giusto. Vertical center. Vorrei. Allora non lo allineo. Lo posiziono proprio liberamente. Appena riesco a selezionarlo. No, non tu. Dovrebbe essere, come dire, non dovrebbe essere premuto a meno che non per sbaglio, quindi questo farà terminate action, quindi questo mi termina la partita. Terminate image. Come bitmap ci mettiamo non la manina, ci mettiamo, boh, c'ho qualcosa che posso recuperare. Questo logo, ti è. Ci sta anche bene. Lo lasciamo lì, così proprio. Ok, questo lo pigiamo proprio solo se serve, è sempre abilitato e farà il lavoro di l'action, gliel'ho data, sì, di tornare alla pagina iniziale e quindi nel momento in cui ho finito. Ok, fin qui ci siamo, ci vorrebbe una conferma, ma magari gli metto come anchor la destra e in alto, sì. Così se ridimensiono lui dovrebbe spostarsi. Esatto, dovrebbe seguire un po'. Ho ridimensionato un po' troppo. Seguire un po' l'andazzo e layout è molto ballerino, quindi sarà un po' da rincasellare perché è stato fatto molto in fretta, però possiamo provare a vedere cosa ci salta fuori. Il nostro email. Allora, start, tocca al. Ah, cavolo, c'è l'effetto glow che si vede anche sulla coppa, ma accidenti. Beh, presto detto, facciamo che gli togliamo il parent anche lì, che non è visibile, ma è l'effetto glow che la vede, mette l'effetto dorato sul. Allora, winner image parent. Così non dovrebbe essere visibile. Ok, rilanciamo. Mitico maiale che gira. Iniziamo a giocare. Ah, si vede ancora. Ci vuole un update di effetti forse. Un update effect. Vabbè, adesso vediamo. 6-2, clicco ancora. 5-1, ok. Ancora, infatti adesso non compare più. Ci vuole un update effect, ci vuole una chiamata o un layout con double buffering che probabilmente non ha di questi problemi, o una chiamata a quel metodo che aggiorna l'effetto
Allora, rilancio il dado, rilancio ancora, 17 li tengo, via. Tocca a lei, 2 più 2, 5 più 5, via. Io rilancio il dado, 5, 4, 9, rilancio ancora, altri 9 fanno 18. Prendiamo i 18 e portiamo a casa, vai, lancia il dado, 3, 3, 6 e 1, ah, si è azzerato. 2 più 2. Passo la mano, ha fatto di nuovo uno, quindi ho fatto bene perché l'avrei preso io. Rilancio, oh, azzera tutto. Qui ci vuole un po' di culo, perché oh, questo uno viene fuori a manetta. Niente. È veramente difficile arrivare al traguardo, perché l'uno è sempre. Quattordici. È sempre in agguato. 4 più 4, 22. 4 e 5, 9. Mi ricordo se avevo messo 50 come limite. Doppio 1, quindi. Il doppio 1 però. Raddoppio, solo che l'ho fatto subito e quindi raddoppio 0 e non ho ottenuto niente. 2 1, cavolo, ho fatto 0 di nuovo, niente, c'è niente da fare. O metto un limite basso, perché ovviamente lanciando due dadi la questione è che è molto facile che esca un 1 e quindi anche una vittoria. È veramente difficile. E qui ho sbancato. Adesso arrivano gli 1. 45. Vediamo se ce la fa. Più 6, 51. È arrivato a 50. E la coppa se la giudica il mitico, il buon fattore. Quindi qui non si può più selezionare. L'unica cosa che possiamo fare è ripassare alla home. Tornare qui, pigiamo l'uscita e usciamo. Ok, dai, si direbbe che funziona più o meno, molto spartano, quindi però già c'ha un po' di grafica, ce l'ha. La cosa che sarebbe ora interessante fare, con un po' di pericolo, è collegare il mio cellulare e provare a metterlo sul mio cellulare Android. Per esilaranti partite, quindi prova a collegare intanto il telefono. C'è giusto un muletto da usare per queste simpatiche evenienze. Dovremmo metterlo in debug, mi sembra, forse, credo, vediamo. Solo carica, no. Beh, potrebbe forse andare bene. Non mi ricordo che configurazione devo dargli, però vediamo se compare qui. Non compare, allora deve mettere trasferimento file, probabilmente. Trasferisci file. Fingerprint della chiave, consenti, ok. E forse adesso funziona. Ok, compare tra i dispositivi. Quindi posso fare potenzialmente provare a fare il deploy sul device Android. Allora, vediamo se riesco anche a collegarmici in qualche modo. Sì, eccolo qua. Si vede anche a video.
Perfetto, questo è il mio telefono. Il mio simpatico Honor. È un Honor, sì, è il mio muletto che però va più veloce del mio attuale, quindi quasi quasi torno indietro. È un Honor 10 da battaglia. Il mio telefono adesso è un Samsung, ma devo dire che gli Honor. Scusate, devo bere, mi piacciono molto di più. Allora, proviamo a fare un deploy, quindi facciamo doppio clic su Android. Qui forse ci conviene, però gli ho bloccato l'orientamento. No, l'orientamento c'è. Quindi tecnicamente dovrebbe orientarsi nel modo giusto, debug avviato, tutto avviato e quindi dovrebbe orientarsi. Sì, diciamo che io l'ho preso che ancora Xiaomi, Redmi erano ancora un po' indietro, non erano ancora così gettonati come ad oggi, dove non sono neanche più quelli considerati proprio di seconda mano, ma iniziano ad avere dei prodotti veramente interessanti. Allora, vai col lancio, run senza debug. Forse c'è da sistemare qualcosa su manifest. Nel caso di risorse, però, forse non mi ricordo adesso. Nel caso, vediamo. OnePlus Forever. Sì. Sì, c'è un template. C'è un template. Allora, la recupero da un altro progetto dove l'avevo già corretta questa cosa, anche se sarebbe un bene che aggiornassero da una delle precedenti live. Quando abbiamo fatto l'applicazioncina dei cocktail, esatto, c'è questo simpatico manifest template. Me lo porto qui nel mio source. Sostituisci. Ok, così usiamo quello. Allora, provo a fare prima un build. Così vediamo se. E qui c'è di nuovo il mio Android che si è addormentato. Uè, sveglia. Il build è andato a buon fine, quindi provo a fare un install. Sì, senza debug, quindi adesso è sul packaging. Il compilatore Windows è molto più veloce, quasi istantaneo. Qui invece già deve colloquiare. Ups, fail to install. Performing stream ed install. Cannot run. C'è qualcosa sull'SDK che non va bene. C'è sempre qualcosa che non va, non mi sembra di vedere delle segnalazioni di cose che non vadano. Proviamolo col 64 bit, magari. Device c'è. Proviamo così. Altrimenti default, parto dal numero di bit più contenuto, poi vado a salire perché non mi ricordo. Dovrebbe
Dovrebbe riuscire a installarlo stesso perché ho le fonti, altre fonti, quindi anche se in effetti adesso lo standard dovrebbe essere tutto sui 64 bit, ma non penso che sia quello il problema, anche se è strano perché non ho disinstallato né reinstallato niente e qui scoppia. Fail to install. Data app code is missing. A no command. Configura studio to perform a clean install. Come faccio? Vediamo la guida. RAM parameters clean install. Ok, proviamo anche in realtà non ha un problema di certificati, ma aggiungiamo anche questo nei run parameters. Cos'è un trattino trattino, no, solo il trattino clean install. Qui non è il debugger, giusto? Dovrebbe essere in cache perché non l'ho mai installato sul dispositivo, quindi mi spiegate perché il programmatore è sempre da incazzarsi? Perché se non si dovesse arrabbiare sarebbe una cosa a portata di tutti e quindi non ci sarebbe bisogno del programmatore, ma questo è. Mi fa uno skip di un deployment di qualcosa che. Però l'applicazione la fa, la firma, è solo il problema dell'install che non riesce. Quindi io potrei anche fare una cosa. Potrei anche. Poi indagherò sul perché. Però se arrivo in fondo vuol dire che in qualche modo io la pick up me lo sono ottenuto, giusto? E qui c'è una pick up. Adesso io me lo trasferisco. Provo a installarlo io a mano e poi. Esatto. Faccio questa risorsa, però è sempre andato. Sto cercando di capire qual è la cosa che potrei aver toccato e che mi ha messo giù di posto la configurazione di Android. O magari c'è una patch che non ho installato, o forse l'ho installata. A volte c'è anche quel problema lì. Allora, memoria interna, qui c'è un temp, c'è un download, proviamo a copiarlo qui. Download, ok, così è giusto per vedere se funziona e come funziona, dopodiché download file ricevuti, download, apk. Il tuo telefono non è autorizzato a installare app sconosciute. Ah, ma non è che qualcosa. Installare questa applicazione. Installa. Vabbè, voi non vedete, ma app non installata. Fine. Ok. Grazie del. Installa. App non installata. Che diavolo vorrà? Vabbè,
Adesso riprovo. Per vedere più che altro il messaggio di errore, poi. Non ho usato risorse, non ho usato altre cose, quindi mi sembra strano. A no command install incremental. Incrementa no command non command install incremental. Sì, però ovviamente contestualizzato nel. Oppure semplicemente perché c'è un warning di qualcosa che non mi viene pacchettizzato e lo vedo qui. A un certo punto c'è questo. Skipping deployment. Allora, vediamo il deployment. Non è che manca qualcosa. Supporting manifest. Quindi mi dà un skip deployment perché non c'è un file che potrebbe essere determinante. Vabbè, l'impostazione è già tolta, quell'impostazione, quella che impedisce il caricamento di. Però vedo che ho anche dei file bloccati. Allora, facciamo una cosa. Come si suol dire, per non saper né leggere né scrivere, questo lo rimuoviamo. Ce lo rilanciamo e ci riproviamo. Poi, se non ce la facciamo, vuol dire che andiamo a letto. E venerdì, perché è già venerdì quasi, quindi. Quando è già venerdì, le cose non funzionano. Invece, lunedì mattina riparte tutto come per magia. Allora. È anche vero che non ho un percorso così bellissimo, però non dovrebbe essere quello il. Diciamo che il clean install non gliene è fregato nulla. Adesso provo l'ultima volta. Su quel classes forse lo ha generato, vediamo. Dovrebbe riaprirmi tutte le. Un linking, questo intanto si è addormentato. Ah, fa ancora skipping deployment. Facciamo una prova di questo tipo. Rinomino un attimo il progetto che non vorrei che questo comportasse. Delle problematiche di qualche tipo.
va sempre per ipotesi, quando no. Null'altro sembra. Infatti adesso sono due le cose che non mi trova. Allora, eliminiamo intanto vari file temporanei. Hidden cache, la versione Win32, ok. Abbiamo tolto tutto. Oh, sono tante le cose che non trovo, eh. Però questo. C'è modo di rifare un default qui? Potrei rimuovere la piattaforma. Per curiosità, fa new app e vedere se funziona. Sì, quello è la mia risorsa ultima, quindi. Allora, questa la compilazione la fa. Adesso provo a rilasciare questa. Ok, non mi ha dato warning questa volta di alcun tipo. Vediamo se continua a dare errore. No, questa volta l'ha lanciato, si è interrotto per qualche motivo. Ok, è veramente bruttarello. Perché il sospetto che mi è venuto è che ho chiamato il progetto con quel nome, punto app, e nel fare la configurazione di deploy, secondo me ha lasciato dei nomi uguali ai file che c'erano prima, quindi ha considerato un percorso che non era più valido. Bisognerebbe eliminare la configurazione e rifarla, quindi secondo me erano rimasti dei riferimenti, c'era un file che era stato creato con una convenzione per il nome che non era più valido e quindi cambiando di nuovo ancora nome ho aggravato il problema. La configurazione invece a 32 bit che era rimasta pulita, non toccata, invece è ripartita. Quindi lì probabilmente c'è da rimuovere il profilo e da ricrearlo quando succedono queste cose, però mi sembra, cioè il fatto che mettesse dentro tutto tranne quella e che avesse quel problema nel nome, il punto che diventava un underscore, mi ha fatto pensare che ci fosse qualche cosa. Ok, no, l'ha lanciato, questo è il telefono Android a tutti gli effetti. Devo dire che questa cosa che ruota mi fa un po' di. Però vabbè, proviamo a giocare, vediamo l'interfaccia. Qualcosa, vabbè, un pochino si vede, è un po' come dire ristretta, però adesso provo a giocare io. Lancio il dado 4 più 1. Ok, quindi ho fatto subito 0, azzerato, e il turno è già passato. C'è
Sì, no, è lui perché non capivo se era. Ok. Tocca a questo punto la donzella che è evidenziata, quindi la contadina lancia il dado, fa 2-6 che fa 8 e si tiene. No, facciamo che la rilancia, tap, fa 17, si tiene 17 e tocca di nuovo al contadino. Il contadino lancia e fa 5, la rilancia. Fa altri 5 e se li tiene. La donzella fa un bel 1 e si tiene invece le pive nel sacco. Tocca di nuovo a lui, giustamente, che adesso fa 1 anche lui e si riparte da capo. 6 più 4, 10. 4 più 5, 19. Teniamo i 19. Tac, 3 e 1. Lui c'è una sfortuna immane. 4 e 3. Altro colpetto, 14, arriviamo a 33. Tocca a lui che fa 1, tocca a lei che fa 9 e se lo tiene, 42. Tocca a lui che fa 5, ancora fa 12, ancora fa 20. Incredibile. E rimane, tocca a lei che farà 1, no, fa 11, quindi lei a questo punto, passando la mano, ha vinto. Perché è arrivata a 53 e quindi ha la coppa. In questo caso abbiamo terminato, l'unica cosa è dobbiamo fare esci e tornare qui. Non gli ho abilitato tra l'altro il full screen. E quindi non va full screen. Sarebbe meglio mettere full screen in Android, però se faccio tap sull'esci, ok, fine tutto, torniamo al menu principale. Quindi grosso modo direi che funziona. Alla fine siamo riusciti a vederlo anche sul mobile. E quindi a farlo funzionare dopo qualche calcio, ma effettivamente c'era un qualche problema qui nella deploy e quindi non c'era verso di. Chiaramente poi si potrebbe lavorarci ancora, mettere dei power up, si potrebbero fare tante cose, però, come dire, era giusto per sviluppare un concept e testarlo, quindi se vogliamo tornare su Windows, riclicchiamo su Windows e rilasciamo su Windows. Ciao Vision for All, complimenti, grazie, benvenuto. Ottimo biglietto da visita. Più che altro ci è andata bene, diciamo, mettiamola così che siamo arrivati giusto giusto a 3 minuti alla mezzanotte che siamo riusciti a compilare, perché mi sarebbe dispiaciuto non farlo andare su Android, anche perché è sempre funzionato, quindi Android è comodo perché lo attacchi, installi, non hai bisogno di altri device, solo che hai l'SDK parte, quindi era giusto vedere se usciva qualcosa anche in quell'interfaccia. Così poi questo fine settimana ci gioco. Si può giocare con gli amici, con l'amorosa si gioca al tiro dei dadi. È un gioco stupidello, però alla fine un po' dopo un po' ti viene un po' la rogna quando ti si azzera sempre il punteggio, però come dire, come prova di concetto, con un po' di grafica, un po' di cosa ci sta, quindi ok, poi pubblicherò ovviamente tutto il source, magari con una sistemata. Sei un delfista? Sì, ma anche tra le altre cose. Sviluppo anche con .NET, con JavaScript, faccio sia front-end che back-end e Delphi per applicazioni desktop e anche mobile, come in questo caso. Di tipo business o anche verticalizzazioni, dipende
faccio sviluppo e anche formazione, quindi insomma, mi piace anche abbastanza, come dire, diffondere il verbo, siccome JavaScript e altri .NET e altri linguaggi qui sono coperti, ho detto vabbè, diamo un po' di spazio su Delphi, che secondo me è un buon equilibrio per avere. Si possono mettere anche dei suoni a tema, sì. Giusto, potremmo provarci. Adesso non so se avere. Dunque, questo mi esploro un attimo il disco. Mi ero trovato uno spunto per fare. Comunque, sì, si possono aggiungere. Avevo trovato un sito dove scaricarne qualcuno. Adesso se lo ritrovo. Dunque, vediamo dove l'avevo messo. Qui c'è un repo. C'ho le risorse, sound effects, quindi ok, così ci apre questo sitarello. Ho trovato un sito ovviamente di, come dire, royalty free, di effetti, di collezioni, di notifiche, e c'era, come dire, qualche effetto che si poteva utilizzare. Per tirare ad esempio ecco, non so, questo per fare il reset. I versi degli animali da fattoria. Ah, tipo la collezione dei. Oh, quello effettivamente. Questo mi piace, ma. Questo mi piace per il reset. Quando arriva che rimani fregato e ti si resetta tutto. Oppure quando lanci il dado, scaricarli e farli riprodurre. C'è un componente che si chiama Media Player, il radio di un ciuchino. Non c'ho il ciuco, c'ho degli animali, c'ho pure l'orso, quindi è una fattoria molto, molto strana come. Questo è troppo lungo. Mi piace le forme ad onda che ci hanno messo. Questo è interessante per tirare i dadi. Poi si può scaricare l'MP3, direi abbastanza for Android, other devices, formato universale, lui te lo scarica. Per riprodurlo, direi che andrebbe messo tra le risorse. Dunque, avevo trovato qualcosa che qui ci vorrebbe. Si apre un capitolo e quindi bisognerebbe vedere un po' qual era. Ma avevo trovato un giochino dove erano stati usati come asset, e c'era anche il sorgente, però adesso non mi ricordo dove l'ho messo. Dove ho messo quel gioco che usava, direi, un media player, forse questo. Fa vedere se lui. Basta che ci sia un media player, quindi dovrebbe essere lui. Qui c'è un music player che non c'entra niente. Cioè, a meno che non abbia la musica, quello ci sta, però non è che ce n'è un altro per caso. No, c'è solo la musica. Però è strana, questa cosa qui. Scusa, quando sono le collisioni, come funziona? Play sound. C'è un play sound. C'è un audio manager. Che è un tipo audio manager. Register sound. Ah,
Questo audio manager sarà qualcosa che c'è in DFI, penso di sì. Sarebbe interessante. La lib audio manager. Ah, ok, quindi ma è di terze parti o è incorporata? No, sì, so che funziona. Dovrebbe funzionare abbastanza bene. Questo lo scopriamo presto. Facciamo una cosa così, vediamo con un F1. No, direi che qui audio video in Far Monkey capture device media playback. Sa che è una libreria di terze parti. Audio manager, DFI. Ah, è proprio qualcosa di importato come unit, questo direi. Sì, infatti questi sono gli esempi. C'è un per chi è interessato, c'è un repository di giochi. Tra l'altro, la versione c'è lo starter e poi c'è la versione full con tutto il sorgente. Sono quattro giochi tipo Asteroid, Alien Invasion, Space Rocks. Non so se c'è anche un'immagine di anteprima, però si installa anche volendo dal package manager. C'è questo audio toolbox. Ah, ok, per cui è stato fatto questa libreria audio manager, che è l'importazione di qualche API. Ah, vedi, c'è proprio la gestione dell'audio divisa in base alla piattaforma. Quindi se siamo su Android importa queste API, se siamo su iOS importa queste. Quindi io mi dovrei scaricare queste unit banalmente e poi a quel punto, usando questo audio manager, me lo potrei. Ah, su Windows va proprio sul Play Sound. Boh. Proviamola. Mai che siamo in ballo, giustamente. Balliamo, quindi la metto qui. Ok, te la chiamo anche con il nome giusto. La vado ad aggiungere al progetto. Spero che non abbia bisogno di. Sì, chiaramente questo deve essere. Deve chiamarsi come nome del file. Sorry, qui. Anche un warning. Warning risolto. Sì, sono fatti un po' di un helper per la gestione cross platform di quelle che sono la riproduzione dei suoni. E quindi come la usano? Audio Manager Create. Poi c'è un register sound, vedo qui, e poi c'è il play sound, add sound, c'è il data file path da recuperare, ok. Sì, e qui è un po' disordinatino per come l'hanno fatto. Perché bisogna mettere i vari if def per
recuperare i percorsi. Sì, diventa un po'. Pensavo fosse più veloce, quindi c'è un po' di roba da scrivere. Ad esempio, vabbè, adesso io la metto magari in una routine a parte, però ci sono dei percorsi da recuperare sul. Per recuperare il data file path e il setting file path. Allora, setting file path non mi interessa, il data file path mi può invece interessare perché sono dove abbiamo i dati dell'applicazione, gli asset che andiamo, come dire, a fare, a deployare. Quindi potremmo fare così. Questa sicuramente sarà una stringa. Ok, data che più una directory path. System IO utils. C'è un endif di troppo, forse. Diciamo che sarebbe un po' da analizzare e inserire in maniera un po' più furbina, però vediamo cosa possiamo fare a quel punto e poi. Quindi il concetto è che lui crea questo audio manager. E poi si registra i suoni. Qui si è registrato un thruster.wav. Ah, giusto, però bisogna vedere se poi riproduce anche gli MP3 o solo i wave. Diciamo che va un po' sperimentata, buttarla dentro così non è proprio il massimo. Dai, bisogna. Infatti l'ho messa qui. Ups. Adesso svuoto un attimo l'evento, poi magari ci faccio un ragionamentino e vedo di inserirli in maniera più comoda. O se no vado di media player, quindi quello è sempre una risorsa, quello è sempre disponibile. Però sì, dopo facciamo troppo tardi, diciamo, diventa. Già che funziona, teniamo questa versione, poi facciamo un inserto la prossima volta con la parte dell'audio, se riesco a farla funzionare, così si vede e trovo qualche audio, gli audio degli animali, così. Così siamo proprio al 100%. Ok, direi che un risultato lo abbiamo ottenuto, un po' di cose le abbiamo viste. Cambio la schermata così faccio qualche saluto, guardo magari se c'è qualcuno che potrebbe, come dire, essere interessato, non c'è qualcuno online da poter fare un raid, ma mi sa che vedo poca gente. Effettivamente abbiamo fatto un po' tardi, però, dai, fine. C'è chi gioca a Puzzle Bubble, quindi quasi quasi potrei andare a trovare lui che sta giocando a Puzzle Bubble, che è un po' che non lo vado a trovare. Oddio, ho perso il messaggio. Ho visto girare un faccione. Tutti a guardare Sanremo, è quello che dicevo. Quindi, prossima volta si migliora, nessun problema. Sì, ma che ce ne frega? Sì, ma andiamo a casa. Ok,
Ok, dai. Prossima live vediamo, ma io sarei dell'idea di provare qualcosa di nuovo, vedere qualcosa di nuovo magari da analizzare. Forse può anche darsi che si è impegnato in un evento, quindi che cambi la giornata. Adesso vediamo un po' come andrà la prossima settimana. Nel frattempo mediterò anche sulle proposte che sono state fatte, che sono interessanti per vedere o il debugging o il deploy su Android. Già stasera un problemino l'abbiamo visto, quindi se vi capita, sapete, provate a ricreare il profilo e a rifare il deploy, perché probabilmente c'è qualcosa che è stato cambiato nel nome del progetto dei file, che non è più allineato, e l'ambiente, una volta che ha creato il profilo di deploy, non va in automatico a modificare i nomi dei file, perché in mezzo potrebbero esserci delle risorse, o quantomeno aggiungere nuove, ma lascia le vecchie, e quindi potrebbe crearsi del casino, e vedete che il deploy alla fine non funziona. Detto questo, per la prossima settimana vediamo i programmi. Come sempre io rimando all'uso di che pensavo di non essermi fatto. Non trovo nessuno, prova da Jessica Mac, che va di C++. C++ mi fa tornare nei tempi in cui avevo fatto i driver, e una volta avevo fatto un programma per un POS di quelli che si usano, ed ero riuscito a non farlo funzionare, ma in modo tale che neanche i produttori del POS riuscivano a dirmi che cosa non andasse, perché il codice sembrava tutto corretto, quindi e seguivo esattamente il loro API. Quindi ho dei ricordi un po' traumatici, ma non per il linguaggio, ma per stavo a guardare il Moro che giocava a scacchi. Per cui però sì, diciamo che ho avuto delle esperienze quando però alcune cose sono riuscite, dato anche il linguaggio che è un pochino ostico. Tra l'altro, Delphi viene distribuito con C++ Builder. C'è la possibilità di metterli assieme. C++ Builder è praticamente l'ambiente di Delphi, come quello che avete visto nella live, solo che nel momento in cui si va a vedere il codice è scritto in C++ al posto di Pascal avanzato. Quindi se a qualcuno piace C++ e vuole cimentarsi, penso che ci sia una community anche di quello da scaricare gratuitamente. Poi chiaramente per scopi commerciali c'è la licenza dalla professional in su, e quindi però c'è anche un flavor, come si dice, C++, con quasi, cioè non tutte le stesse funzionalità, di solito arriva un pochino dopo, ma grosso modo le stesse funzionalità che ci sono in Delphi in termini di componenti, cross platform, eccetera, tutte le cose che più o meno si trovano. C'è un po' più, forse qualche piattaforma in meno, perché alcune sono ancora in lavorazione, però Delphi ovviamente è un po' più gettonato da questo punto di vista, e quindi vedremo cosa portare la prossima volta. Quindi stay tuned, come si suol dire, e farò comunicazione sui soliti canali. Streamlabs ha già spammato tutti i vari link, e niente, direi che a mezzanotte 18 possiamo darci la buonanotte. Prima facciamo un bel ride a un altro che fa spesso retro, e quindi io sono un po' indeciso, sto guardando un po' chi potrebbe, che ci sono altri canali interessanti, ma direi che è un po' che non lo vado a trovare, quindi facciamo un ride al mitico, che questa sera si fa un giochino. Vedo che sta giocando easy, con un gioco molto easy, quindi io sto ancora al c'è basta. Quindi grazie a chi, come sempre, chi si è collegato, è rimasto collegato fino a quest'ora assurda, e chi segue sempre, sempre gentilissimo e apprezzatissimo. Mi fa piacere, come sempre, sia la compagnia che il fatto
che magari vediamo delle cose utili anche in altri ambiti. Grazie ai suggerimenti, ci sentiamo sui social per la prossima. Tanto vi do la buonanotte e facciamo il ride all'amico Fubit che sta giocando. Direi tutto alla prossima. Grazie mille ancora e buonanotte.